qual è il ruolo del catechista nel cammino di evangelizzazione della Chiesa? È quello di un compagno di viaggio, di un testimone credibile, vero, affidabile, che crea un contagio positivo perché accompagna, non sta né davanti né sopra, ma accanto alle persone che gli sono affidate. Uno dei passaggi che lei sottolineava in questo cammino è quello di creare relazioni. Come si fa? Esercitandosi tanto. Nella Trinità è una cosa immanente, cioè fa parte del loro DNA. Per noi è un esercizio continuo, è un esercizio di umiltà, di ascolto di sé e ascolto dell'altro e di crescita insieme. Che cosa si intende per corresponsabilità? Corresponsabilità non è collaborazione, mi dai una mano a fare qualcosa. E neanche rivendicare ruoli laici su chierici, questi su religiosi o sul vescovo. Si tratta, è una delle modalità principali di vivere la comunione. Accanto, in rete, tutti insieme, con i carismi di diverse sfumature, come abbiamo visto stasera, che il Signore ci ha donato per costruire un quadro bello, senza che nessuno si senta inutile o qualcuno si senta troppo indispensabile da squalificare gli altri. Lei ha dato un'immagine bella, quella della Trinità, che è come in una danza, va incontro facendo spazio. Quanto è difficile però materialmente questa danza, questo accogliere facendo spazio? Da noi soltanto è difficilissimo, nella vita di relazione, di coppia, di famiglia, fra colleghi, sul lavoro. È difficile perché noi tendiamo, come diceva Papa Francesco anche nell'enciclica Laudato Si, ad occupare spazi, non attivare percorsi di conoscenza con le persone, ma ad occupare spazi. Questa è la nostra tendenza umana, è la nostra zavorra umana. Nello spirito è possibile perché la Trinità non soltanto ci sta davanti come modello, ma in Gesù Cristo si è fatta vicina, in qualche modo disponibile per noi.